Allora, ragazzi, sono andato a sinistra nel mio pianeta natale ed è praticamente ho trovato questo. Ho trovato una guardia all'ingresso che mi ha sparato contro e adesso sto per attaccare questi maledetti, che è una specie di, vedete, tutti con gli Apex, che è la razza. Qui praticamente voglio entrare qui e rubarmi tutto, tutto. Ed ho molta paura perché ho anche poca energia. Siccome ho trovato un bordello di cose in giro, tipo queste, però sono cose che ancora. Swing speed 11, non so questa per esempio com'è. Vediamo un po' se è un'arma decente. Minchia. Però non sono sicuro, quindi siccome con questa faccio. Allora, questo è 2.11. Questo è 28, 1,35, 1, questo è più veloce. Però questi hanno tipo gli spadoni enormi. Vabbè, ho trovato anche un medikit che in teoria non dovrei utilizzare, però adesso lo uso. Ecco, perché mi ha dato comunque dell'energia. E adesso provo ad attaccare questi tizi qua. Vediamo che cacchio succede, ragazzi. Ho un brutto presentimento. Ecco. Certo, se metti l'arma è meglio. Ok, con un colpo fatto fuori. Se riesco a farmi fuori tutti, io volevo parlarci, ma questi mi hanno attaccato. Se riesco a farmi fuori tutti, mi rubo l'impossibile da qua dentro. Cazzarola, cazzarola. Ho l'arma che ha lo swing lentissimo. Ho quasi finito l'energia. Rubiamoci i poster. Rubiamoci tutto, il tavolo, tutto voglio. Quella c'ha la pistola e non è una buona cosa. Pixel a non finire. Ma questo posto è da buttare tutto giù praticamente. Assolutamente. Da rubare tutto. Le luci, tutto. Fluorescent light. Cioè, se io tirassi giù tutto, potrei ricostruirlo poi a casa lì. È solo che sono troppi, ragazzi. Io non ce la faccio. A meno che non riesco a. Se faccio con quest'arma che invece aveva. Allora, mettiamola qui al posto dell'arco che tanto non ci serve a nulla. Magari riesco a colpirla. Però gli faccio pochissimo danno. Però non mi becca. Perché c'è la porta chiusa. E quindi fuori un'altra. 3. Blog of a lab. Ah. Qui c'è un blog. Un computer. Una sedia dove mi posso sedere. Magari si riposa e mi dà energia. No, chiedo troppo. Ok. Ci vorrebbe un letto. C'è qui sopra un letto. Se io riuscissi ad andare qui sopra, riuscirei a riposarmi e a rubare. Ad attaccare comunque. Allora, vediamo un po'. Per andare là sopra, potrei fare un buco. Volendo. Anche se lì ci sono delle scimmie che non hanno un ottimo. Qui ci sono anche le porte. Anche le porte devo rubare. Tutto. Che cos'è questa roba? Metallic support beam. Vabbè, è una decorazione qua. Allora, io farei così. Per evitare che arrivino i mostri, chiuderei qua. Proviamoci pure questo. Che non so cosa sia, ma. Allora. No, questa la chiudiamo. Ho tolto le luci, qua non si vede più niente. Ok, arrubiamoci pure la porta. Allora, proviamo con lo stesso trucchetto di prima. Se questa zoccola si avvicina, quelle fialette non so se sono pozioni curative o meno. Questa non si avvicina però. Eccola qui, vieni, vieni. Vieni bella. Ah, vieni anche tu, bravissimi entrambi. Sì, Tongo e banana qua, sì. Muori, vai. E anche qui deprediamo tutto. Mamma mia, sto prendendo il mondo. Speriamo solo di avere abbastanza. Che ci sono? Allora, blu steam pack full of blue liquid. Speriamo di avere abbastanza. Non ho, mi sa, abbastanza spazio per rubare tutto.
Ok, allora, red flask, green flask. Io prenderei la red flask e vediamo se se la beve. No, questa è solo decorativa, porca miseriaccia. Pensavo di poter rubare. Vabbè, pigliamoci sta roba. Il problema è che penso di aver finito lo spazio. Se io riuscissi ad andare lì sopra. Allora, facciamoci una bella scaletta. Facciamo così. Vediamo se riusciamo a beccare queste maledette. Allora, utilizziamo. Dov'è? Non trovo la spada. Eccola qui. Mettiamola al posto della torcia che adesso non ci serve. Perché la spada c'ha dove sta? Eccola. È un coso più alto. Quindi riusciamo forse a beccare queste maledette. Lo so che non si dovrebbe fare così. Però, se funziona, chi ce lo vieta? Vieni, vieni. Ok, fuori una. Adesso dobbiamo farci quest'altra. Fatto troppo alto, vabbè. Ah, potrei rubarmi il letto? Vabbè, no. Facciamo prima a fare così. Per fortuna i mostri non. A quanto vedo non hanno la possibilità di aprire le porte. È tutto buio qua perché ho rubato di tutto. Ah, ho rotto il letto. Va bene, fa niente. Allora, questo cos'è? Si sa. Allora, prendiamo il letto, dove sta? Oddio, oddio, oddio. Ah, ma ho anche altro spazio qui, quindi ottimo. Ok, prendiamo il letto e dormiamo un attimino, così ci riprendiamo un po' l'energia e. Ma qui sopra c'è di tutto, è enorme sto posto. È bellissimo. Meno male che c'è questo letto che sarà la mia base per non morire. Perché continuerò ad uccidere gente a trucchetto. Il problema è solo lo spazio, non ho spazio per. Vabbè, comunque posso sempre ritornare qui alla fine, quindi. Allora, riprendiamo la mia ascia e cerchiamo di far fuori questo tizio. Ok, one shot. Allora, qua abbiamo un altro professore matto qua con il pistolone. Se riusciamo anche qui a. Ecco qua, a farlo avvicinare. L'attesa ci ha ripagato. Ok, muori anche tu. Qui dentro queste si aprono? No. Queste si pigliano? Immagino di sì. Sono come quelle altre. Sì, red flask. Penso che siano anche queste. Ok, adesso abbiamo il problema di questi tizi qua. Madonna, che c'è qui sopra? È una cosa assurda. Questi tizi mi daranno problemi. Ma con quest'arma comunque riesco a tenerli a bada. Ok, fuori un altro. Questo ce lo facciamo proprio semplice. Perché stava già vicino alla porta. È enorme sto posto. Oh, qui ci sono delle banane. Ottimo. Ah no, queste le banane sono sempre. Hanno sempre quel fatto che se sei una scimmia, allora va bene. Però questi sono ottimi da tenere perché sono praticamente tutti storage come se fossero delle chest. Per fortuna c'è un doppio inventario, materiali e backpack, quindi posso prendere più cose di quelle che pensavo, insomma. Poster banana ci vuole in casa. Ok, qui abbiamo un professore con la spada. Con un'arma, quindi dobbiamo stare molto attenti. Ecco. Oh Madonna. Facciamo così. E non ci riesco a chiudere, porca miseriaccia. Oh, maledetti. E questi hanno le armi, le voglio pure io le armi, però. Io qua potrei continuare a rubare roba, ma. Che me ne faccio di tutte ste. Minchiate, insomma. File of book.
Ma qui ci sono pile di libri che non ci interessano. Qua sarebbe da farli avvicinare, dopodiché. No, vabbè, sbagli i tasti. Meno male sono riuscito a beccarli. Torniamo subito a riposarci, perché siamo quasi arrivati alla fine. Oh, e questo che fai? Non te lo rubi? Anche Danger. Meno male che c'è il letto strategico. Sono fantastiche queste strutture, perché io sono andato semplicemente all'avventura così a vedere un po' cosa potesse esserci in giro ed ho trovato questo forte che è bellissimo. Come lo chiamiamo, ragazzi, per dare anche un titolo al video? Assalto al forte delle scimmie. Questo è più un centro o un laboratorio di ricerca. Diciamo forte delle scimmie, dai, che fa più scena. Maledetto. Che ho fatto? Ah, sono salito sulla sedia, vabbè. Allora, rompiamo anche qui. Siamo arrivati al culmine. Purtroppo non c'è nulla di che ti premia, tipo magari una chest o qualcosa, però vabbè. Qui ci sono un sacco di da 16 slot. Che fai? Non te li pigli tutti? Sì, sono da via, assolutamente. Questo me lo faccio sempre. No, io non ho aperto la cosa, maledetto. Non so se l'ha aperta lui, ma io non l'ho aperta. Qui c'è qualcosa? C'è un sacco di roba che non so cosa siano. Ma vabbè. Ho preso anche dei pantaloni, mi sa. Questo c'ha. C'ha il cannone, c'ha. Ti frego io però. Vieni, vieni. Vieni, bello, vieni. Guarda che maledetto stupido. Sì, si è seduto. Oddio, tutti qua stanno. Vieni, vieni. Ah, stanno a fare tutto il giochetto, guarda. Ma maledetti. Scendete. Se ci avete il coraggio. Meno male che ho trovato st'arma, raga. L'ho trovata in una chest. È stata la svolta. Questo che c'ha un cannone? No, questo c'ha la spada. Me lo faccio tranquillo proprio a distanza. Le armi a distanza sono vantaggiosissime. 16 slot. Vabbè, queste me le rubo. Che fai? Non te le rubi. Direi anche che è ora di costruire una casa migliore di quella che ho. Quindi rubiamoci un po' tutto. Che questa è tutta roba che mi servirà. Soprattutto anche le porte, le scale, le luci. Il problema è il materiale, io non ho questo materiale qui, non so come si fa, non so se si fa prendendo la pietra oppure dovrei tipo romperlo tutto, ma non c'ho voglia, quindi facciamo così, ci rubiamo le cose, anche perché ci vuole una vita per prenderlo. Rubiamoci tutto, dopodiché vediamo un pochettino. Se si fa semplicemente con la cobblestone, allora è un'ottima cosa. Abbiamo tutto. Va bene, ragazzi, io vi lascio qui con il video. Interrompo qui il video perché adesso non farò altro che rompere praticamente questo posto e portarmi tutto a casa. Quindi è inutile che ve lo faccio vedere. Anche le luci. Non so come si fanno, quindi le rubo, che è molto meglio. E niente, dopo aver rubato tutto, tornerò a casa e mi organizzerò un pochettino per vedere come ristrutturare un po' casa. Non so se è una cosa che farò subito, ma probabilmente, e se riesco a prendere anche questa, probabilmente sì, perché ho un po' di tempo da perdere, quindi credo che lo farò. Quindi per adesso è tutto, vado a rubarmi le ultime porte e ciao!